Amici di Maria Vision, benvenuti nella Luce del Mondo. Questa sera abbiamo gioia di ospitare lo studio di Maria Vision con lei che ha dato il volto a questa emittente televisiva che è Sabina, che conosce benissimo. Non c'è bisogno di presentarla. Sabina Braschi buonasera a tutti. Sabina, che io l'ho conosciuto lo stesso giorno, ci siamo incontrati qua Quando ci siamo trovati il 15 agosto del 2013, mm -hmm. era il 15 agosto, la festa della Madonna la Sunda. Siamo trovati qui a conoscere questa realtà e a parlare anche con il Presidente. Il Presidente ti ha subito preso il volo perché ha capito subito che hai qualcosa di unico da poter trasmettere, a dare a, anche alla tua personalità, alla tua professionalità e tante doti che ce l'hai, magari ne parliamo dopo. E lo stesso giorno eh, ci siamo conosciuti, io con il Presidente non pensavo neanche perché siamo capitati qui quasi casualmente perché noi tutti il 15 agosto venivamo qui con la, tutta la famiglia. E abbiamo fatto una piccola visita a questo studio che abbiamo già conosciuto qualcuno. Il presidente mi ha proposto di fare un programma, programma sull'arte. Io avrei detto: Ma sta scherzando! Cioè, a me, a me <ride> parlare in televisione sarebbe una cosa proprio mai pensata, ma non avremmo sì. mai pensato di poter farti un'intervista. Infatti, il mio desiderio è da alcuni mesi: ho detto: Ma ormai. Ho preso il via in questo emittente, sto facendo questo programma e non posso che non parlare con te perché in qualche modo siamo legati. C'è la Madonna che ci ha portati qua sì. a dare la no il nostro servizio, la nostra, il nostro niente, nostro, nostra, nostro, eh, tutto quello che il Signore ci ha dato. Poi Lui ovviamente ci dà di più, ci ha tutto... Ci dà quello che magari ci manca, soprattutto io parlo per me, non, non no, per me. No, 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 no! Ma <ride> Parli usa, per tutti. questo lo diciamo a voi eh. oggi, carissimi, perché questo per dire che il Signore fa, questo è questo il suo stile, la Madonna fa così. Sì. Sceglie chiunque, chiunque sì, è sì. disposto a, a dare qualcosa per il Signore, per Gesù. Qui abbiamo come ospite di eccellenza Gesù Misericordioso, di cui io ne parlo sempre, e non mi stanco mai di parlare di questa immagine. E, Pensate che proprio ieri avevo detto a Sabina: Che quadro ci porto? Porto la Madonna, porto Gesù. Ho detto: Porta un Gesù. <ride> ecco, eccolo qua: un quadro di Gesù misericordioso che è solare. Come sei tu? È un'eccellenza il tuo Gesù misericordioso. L'ho sempre considerato così ehm, quando ho conosciuto David. Eh, ho conosciuto prima di Davide il suo Gesù misericordioso perché leggevo quando lo vedevo Davide, Davide, pensavo chissà chi è Davide e poi il 15 agosto del 2013 ci ritroviamo insieme, come diceva lui, a dire questo sì a Maria Vision. Nelle nostre miserie, nelle, nelle nostre fragilità io provenivo da tutto un percorso che non lasciava intendere che sarei finita in una televisione cattolica. E, e immagino tu altrettanto per cui veramente è stata una volontà della Madonna tra le altre cose confermata da un presidente che è, ci ha scelto in qualche modo dicendoci almeno io ricordo queste parole a te ti ha, scelto, a te ti ha portato qui la Madonna e, cioè, non è che, che da tutti, eh, i datori di lavoro, sentirsi dire eh, per chi si approccia in un'azienda, perché comunque è un'azienda di lavoro. È sentirsi dire la Madonna che ti ha scelto e quando te lo senti dire ti senti niente, ti senti nessuno, perché dice, ma co, di, che, come la Madonna mi ha scelto? È un'emozione ricordarlo adesso, per cui grazie Davide che me ne stai dando l'opportunità. Tu che hai fatto centinaia, forse migliaia di, di, di puntate, di programmi, di interviste, di testimonianze con altre persone. Io volevo anche dare a te, Stassio, di poter anche dalla tua parte, perché come stai dicendo tu, come ha detto il Presidente, che non so se ti conosceva, ma sicuramente no. il fatto che la Madonna qui, è guardata qui è un dato di fatto. Io ho sempre pensato, lo volevo dire oggi, perché infatti la Madonna in quel giorno ci ha fatto venire qui per dare il nostro sì, proprio qui la Santa Casa, sì. la, la casa del Fiat, della Madonna, da qui esce questa luce, attraverso la televisione, della fede di questa emittente, che, che è la luce di Cristo, la luce che, che vorrebbe toccare ogni cuore di chi ci guarda, chi ci segue, e, e noi siamo, non siamo portatori di luce, non si, cioè la luce è, è sua, noi facciamo un po' da, da riflesso a colui che, che ci, ci riempie i nostri cuori, anche eh, tutta la nostra vita, con la sua presenza. È vero, è vero. E ci guida in questo, in questo tragitto verso, verso la, sua, la sua casa, verso il, il, la meta, la, il traguardo della nostra vita, dando la testimonianza di ciò che ci è stato dato. Quando io eh, immagino i tuoi quadri, eh, li vedo, eh, li immagino e li vedo. E per esempio avverto questo, che è come se fosse uno specchio che riflette in qualche modo la luce di nostro Signore. Non a caso poi questa trasmissione tu l'hai chiamata la luce del mondo, perché è questo quello che un buon cristiano, o meglio un uomo di Dio, deve fare, deve provare a fare, cioè mettere a disposizione tutto ciò che è, compresi i propri talenti, ovviamente. Eh, perché questi ci permettono di essere questo specchio, cioè di riflettere in qualche modo Dio, in misura ridotta, in misura eh, alle volte errata perché non riusciamo a fare bene il nostro lavoro, però questo deve essere il tentativo, essere specchio di nostro Signore. D'altronde Lui ci ha creato la sua immagine e somiglianza però c'è una buona notizia per tutti, perché quella luce di Cristo abita dentro il nostro cuore. Questo ha già scoperto eh, Sant'Agostino, che lo cercava da, da tutte le parti, in tutto il mondo lo cercava e non trovava, e, e alla fine l'ha trovato dentro il suo cuore, la presenza di Cristo, la, la presenza di Dio, proprio dove, che lui abita dentro il suo cuore. Io posso dare in piccola testimonianza di questo fatto, che quel mondo che io rappresento attraverso la pittura, quel mondo è... È dentro la, il mio cuore, dentro la mia anima, e io non faccio altro che con, con quegli attrezzi che ho a disposizione, con i colori, con i pennelli. Cerco di tirare fuori, di far uscire quelle immagini che io li intravedo nel mio, nel mio interno. Ma io, non è solo per, per chi magari fa questo mestiere, come lo faccio io, de, de, dell'artista, del pittore. Ma quella luce, la presenza è in ogni cuore, ogni battesato ha questo privilegio. Tutti abbiamo nascosto, solo che dobbiamo fare questo sforzo di cercarla. Eh, perché non dobbiamo cercarla fuori, dobbiamo cercarla dentro. Allora eh, la contemplazione, la preghiera e eh, eh, soprattutto la vita cristiana ci aiuta a entrare al cospetto di Dio dentro il nostro, nostro interno, la nostra anima. E questo è un lavoro, è un esercizio, okay. questo è un percorso anche lungo, perché andiamo nella profondità della propria anima. E allora quando possiamo accostarci a queste meraviglie, non possiamo che non farle... Fu uscirne fuori certo, dalla no certo. da nostra perché è ovvio. Perché talmente... e questa è l'opportunità, tra le altre cose, che ci ha dato questa emittente televisiva, credo, Davide. Questa è una cosa unica perché pensate che Maria <ride> sì. Vision, che già di nome lo dice, la visione Maria, Maria che si vuole in qualche modo mostrare nei suoi tempi. Nei tempi di Maria, Maria Vision dà questa possibilità a coloro che vogliono, come te, come lo stai facendo da tanti anni, mettersi al servizio. Avvicinare le persone, le anime, proprio al cospetto di Dio, a conoscere il volto della Madonna, di, di Gesù, anche attraverso le vite delle singole persone, perché la fede si vede proprio nei fatti, nelle vite, nei percorsi sì. di ciascuno che ha, ha fatto nella sua vita. Ma oggi vorrei, parlare, vorrei che tu parlassi anche di, di, di la tua parte, perché. Io ti conosco solo da quel momento lì, io non posso, posso solo immaginare chi eri, come eri prima, tu porti con sé la, tutte le qualità, eh, l'eleganza, eh, l'intelletto, tutte queste doti che hai, come, come Luc riuscire a trasmettere in diverse lingue, perché parli perfettamente spagnolo, non so se parli anche inglese, immagino che... Un pochino. Capisci? <ride> Un pochino. Io neanche quello. Ma eh, anche la tua eloquenza di poter... Ehm, Dare a questa emittente hai dato veramente un, un livello importante. Tu hai cominciato a, a dargli un, un volto, con la tua presenza, con la tua professionalità, l'hai dato veramente un, una nuova luce, una nuova qualità. Questo io percepisco anche perché in quegli anni Maria Vision stava nascendo qui in, eh, sì, a Loreto, sì, quindi sì, erano proprio sì. i primi, primi mesi. Sì, sì, sì. Io ricordo quando ho iniziato che con Gabi eh, abbiamo detto facciamo una trasmissione che da anni si fa uh, in Spagna e anche in, in Messico che si chiama Catena d'Amore. E io ovviamente non avevo idea cosa fosse Catena d'Amore, ma non avevo neppure tanta esperienza televisiva, perché in realtà il mio background era in teatro, io sono laureata in management nello spettacolo e avevo sempre lavorato in teatro quindi, e poi nell'ambito organizzativo e manageriale del, del teatro, in tutte le sue espressioni, in particolare poi nel teatro lirico, per cui la mia esperienza, il mio background, il mio... Le, 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 quello che ero lo avevo sviluppato lì. Allora, eh, l'idea di eh, organizzare adesso, comunque di cimentarmi in un'organizzazione televisiva, per quanto appartenesse comunque ai miei studi, era comunque una cosa nuova. Ancora più nuova era quella poi di andare in televisione, cioè iniziare la, quella che sarebbe stata poi la mia la realizzazione di un sogno, cioè diventare giornalista eh, che, che ho conseguito grazie a Maria Vision. Però era tutto nuovo per me nel 2013, capito? Io iniziavo così. Allora, catena d'amore è stato un lancio, ma non preparato. Questa è la cosa incredibile! <ride> Perché Gabi mi dice, dai, andiamo a fare la diretta di Catena d'Amore. Esattamente cosa dobbiamo fare? Non preoccuparti, tu segui me. È stata un'esperienza incredibile, perché lì mi sono resa conto che non ero io che parlavo e non ero io che ero. Cioè l'esperienza di vivere una trasmissione non per le mie capacità, ma perché le mie capacità, se ci sono, erano a servizio di qualcun altro che in quel momento non avevo idea realmente di chi fosse. Ed era lo Spirito Santo che agiva, perché io te lo assicuro, non avevo idea di cosa stessi facendo e dicendo. Non ne avevo idea, non ero preparata a niente. Allora l'esperienza eh, trasformante di Maria Vision a livello lavorativo, per quanto eh, mi riguarda e per come credo viviamo tutti qui, è, è stata un'esperienza non professionale fino a se stessa, ma professionale per Cristo, per la Madonna Quindi spirituale. Quindi spirituale, quindi eh, Maria Vision, non so se cambierà qualcuno di voi che ci state seguendo, ovviamente eh, ce lo auguriamo con tutta la nostra preghiera e cuore e grazie a Dio le testimonianze e tal senso ci sono, ma prima di cambiare voi ha cambiato me. Ha cambiato anche me, Tutti. ha trasformato me. Io sono Sabina Braschi di oggi, non è per niente la Sabina Braschi di cinque anni fa. Mi ricordo manco chi fosse la Sabina Mazzi, 5 <ride> <cinque> anni fa. Bene, <ride> carissimi, Continua a parlare subito dopo la breve pausa, tra poco. Ok, a tra poco.